Dobbiamo cercare di essere un po' più propositivi davanti e cercare appunto anche adesso. La cosa brutta di Ferrari è stato purtroppo perdere anche Asensio, perché dopo Seter sicuramente due attaccanti, che in una squadra due attaccanti così sono importanti, e quindi dovremmo cercare di sopperire con magari altri giocatori che non sono vere e proprie prime punte, però che anche quando si sono adattati alle prime partite hanno cercato di dare il massimo. Ecco, Oddo ha detto, insomma, che la ricetta per uscire fuori da questo momento, adeguando tatticamente la squadra, è giocare un po' più bassi, essere più compatti, abbandonare le velleità di inizio stagione quando si pensava a fare un calcio più propositivo. È proprio questa la strada da percorrere. Ma guarda, questo è quello che ci ha detto anche noi. Noi cerchiamo di seguirlo come cercavamo di seguirlo all'inizio campionato, quando magari c'era un'altra tipo idea di gioco. La squadra cerca sempre di seguire quello che fa l'allenatore. Sappiamo benissimo che dobbiamo cercare appunto di fare meglio, perché i risultati purtroppo in questo momento non sono dalla nostra parte, e quindi se vogliamo tirarci fuori dobbiamo mettere tutti quel qualcosa in più per far sì che la classifica del Pescara possa migliorare già a partire da sabato. Ecco, ma quanto fa male quella classifica? Fa male perché anche se uno cerca magari di lavorare con l'autostima alta, quando non vinci non è mai facile. Sicuramente le vittorie sono quelle che ti danno entusiasmo, che ti danno la voglia di fare sempre meglio e di trovare nuove vittorie, però noi magari nelle sconfitte dobbiamo appunto trovare la rabbia di volerne venire fuori. Abbiamo la fortuna di essere un gruppo unito, un gruppo che dalla prima giornata, nonostante, come ho detto, non siamo partiti bene, però sta cercando di darsi una mano sempre, e a volte avere il gruppo è fondamentale, soprattutto in questi momenti un po' più difficili. Bah, io sì, ho sempre giocato in un centrocampo a tre. La scelta di Lecce è stata una scelta condivisa con l'allenatore, come ha detto anche lui, perché venivo appunto da un periodo che ero arrivato tardi, senza preparazione, quindi abbiamo provato a intensificare il lavoro. Le altre due sono state scelte tecniche che da professionista ho rispettato. Io mi sto allenando al massimo per farmi trovare pronto quando ci sarà bisogno, se c'è da entrare, e poi giocare a tre o due, nel senso, quando uno va in campo deve sempre cercare di dare il massimo e cercare di fare quello che l'allenatore chiede in funzione della squadra. L'ultima, veramente, l'esperienza Covid, l'averlo scoperto un po' all'improvviso, quanto ti ha colpito? Ma più che colpito, nel senso, io non me ne sono accorto di averlo avuto. Si vede in quel mese che sono stato a casa in vacanza quando c'era la pausa del campionato, poi sono arrivato, me l'hanno trovato, e dopo ci sono stati degli esami effettuati insieme anche allo staff sanitario, che è molto preciso in queste cose, e quindi mi hanno aiutato appunto a cercare di capire appunto cos'è che non andava, perché soprattutto a livello quando facevo i lavori di corsa a volte ero un po' in affanno, quindi mi hanno aiutato, e adesso sto bene, ripeto, 2 settimane sto bene, quindi sono a disposizione al completo al 100%.